un corso di istruzione e formazione per operatore edile organizzato da Eventi Italia e dall'Ance Teramo. Sì, noi con Eventitalia siamo partner di un progetto che Eventitalia ha promosso alla Regione Abruzzo e siamo vincitori di questo concorso. Colgo l'occasione per ringraziare la Regione che ci mette a disposizione questi fondi per poter formare queste nuove leve e da questi corsi che sono triennali, finanziati a totale carico della regione, devono uscire degli muratori edili di alta specializzazione, cosa di cui abbiamo bisogno, perché adesso bisogna un po' uscire fuori dall'idea del muratore che sta lì, che mette in mattone. Il muratore edile deve conoscere i progetti, i software, i computer, anche perché la tecnologia è andata molto in avanti e allora abbiamo bisogno sempre di più di avere persone altamente qualificate. In questo periodo di crisi c'è bisogno di lavoro, maggior ragione poi tra l'altro perché parte, sta partendo, partirà la vera ricostruzione. Bravissima, noi abbiamo sempre avuto bisogno di manodopera, ma in questo momento storico è all'apice, perché a giorni, diciamo, fra qualche mese dovrebbero partire i famosi lavori con gli incentivi dell'ecobonus che tutti conoscono e avremo bisogno di tanta manodopera, di tanta manodopera specializzata. Perciò io inviterei i giovani a entrare in questo mondo, ad entrare in questo. Noi abbiamo anche i nostri contratti sono tutti a tempo indeterminato, per il 95%. Non abbiamo contratti a termine oppure tempo a part-time. Perciò abbiamo la retribuzione che è molto più alta dei metalmeccanici. Cioè, io ripeto, faccio questo appello ai giovani di entrare in questo mondo. Un progetto particolare che dà una grossa opportunità ai ragazzi che sono sotto i 25 anni di età, perché questo percorso formativo che dura 3 anni, permette loro, oltre all'assolvimento di un obbligo formativo, ma permette dal secondo anno l'inserimento nelle aziende attraverso la stipula di un contratto di apprendistato di primo livello. Per cui il ragazzo già dal secondo anno avrà un contratto di apprendistato con le aziende che aderiscono al progetto. È una grandissima opportunità per i ragazzi lavoratori, perché normalmente i percorsi triennali prevedono soltanto degli obblighi formativi, ma in questo caso il ragazzo ha l'opportunità di affacciarsi nel mondo del lavoro e alla fine del triennio l'azienda potrebbe anche optare per l'assunzione con il ragazzo con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le adesioni scadono il 31 gennaio, quindi noi speriamo che i ragazzi possano approfittare di questa grandissima opportunità. Ricordiamo chi può partecipare, Sì. soprattutto quando inizierà praticamente. Il corso inizierà già da febbraio e possono partecipare i ragazzi disoccupati che sono sotto i 25 anni di età. Questo è l'unico requisito.